Ciao a tutti, sono Elisa e benvenuti in questo nuovo video. Se mi conoscete un minimo saprete quanto ami la collana Showcase di Dainit, che da quando è approdata in Italia ha sfornato tutti i titoli che sono di mio gusto, tra cui un'autrice che amo particolarmente, che è Moyoko Anno, ma voi lo sapete già perché avrete visto mille video riguardo Moyoko Anno, quindi non mi voglio ripetere. La collana Showcase propone un formato abbastanza grande con prezzi non alla portata di tutti, come sapete già, a prezzi che si aggirano come un fumetto occidentale. Però la particolarità è che appunto si tratta di miniserie, massimo 3 volumi, quindi non sono volumi seriali che particolarmente pesanti da acquistare, come per esempio La Taverna di Mezzanotte, che costa 17 euro, ma comunque ha tantissimi numeri. Quello secondo me è molto più pesante da sopportare economicamente parlando. Per quanto riguarda l'ultima uscita che mi avete chiesto, io vi ho fatto una domanda su Instagram e molti di voi hanno chiesto di vedere un video in merito. Sto parlando appunto dei Memorie di un gentiluomo di Moyoko Anno. Questo costa, il primo volume, 18,90 euro. Si tratta di una miniserie in 2 volumi e voi penserete appunto 18,90 euro è tantissimo, però vi voglio già spoilerare, comunque ci sono tutte pagine a colori all'inizio, inclusa la prima pagina del primo capitolo, se lo trovo magari è inclusa. Appunto, è un'edizione veramente ben fatta, su questo non si può dire assolutamente nulla perché ci sono tutte le pagine a colori che possiamo trovare anche nell'edizione originale. Ed è un'edizione comunque bellissima da vedere. I disegni di Moyoko Anno visti in queste dimensioni traggono solo che beneficio e soprattutto si vede benissimo le tavole meravigliose dell'autrice. Se con Sakuran abbiamo visto e abbiamo ammirato i quartieri a luci rosse di Yoshiwara in Giappone, qua siamo totalmente in Europa, precisamente a Parigi nella prima metà del Novecento. La differenza tra il Giappone che abbiamo visto con i quartieri a luci rosse e l'Europa in questo bordello è abissale, perché in molti quartieri giapponesi, soprattutto di Yoshiwara in questo caso, le donne che ospitavano gli uomini per il piacere sessuale erano alcune donne, non tutte istruite. Quindi gli veniva data un'istruzione e soprattutto per quanto riguarda l'arte musicale, l'arte teatrale. Invece nei bordelli parigini molte donne non sapevano nemmeno leggere. Questa differenza mi ha colpita tantissimo perché, soprattutto per l'originalità che ha Moyoko Anno nel passare da una cosa totalmente, un racconto totalmente suo, perché comunque il Giappone è casa sua, a raccontare di Parigi e farlo in maniera totalmente occidentale è una cosa rarissima, soprattutto per quanto riguarda le autrici giapponesi, che molto, io, gli autori giapponesi, che molto spesso quando si tratta di descrivere l'Occidente ci mettono sempre un po' di Oriente, soprattutto per quanto riguarda le esternazioni e le emozioni degli protagonisti. Qua vedremo anche un protagonista giapponese, cioè un signore giapponese, però sono totalmente distanti le culture. E viene questa cosa rimarcata e ben definita, cosa che io ho ammirato tantissimo in Moyoko Anno in questo primo volume. Memorie di un gentiluomo parla di Colette che vive, e che è la protagonista, quindi la ragazza in copertina, che vive all'interno di questo bordello parigino insieme a altre ragazze, tra cui la mia preferita che è Ivy o Ivy, non so come si pronunci, e vive all'interno di questa struttura che è proprio un mondo totalmente distaccato dalla realtà. Lei è innamoratissima di un ragazzo, Leon, che e fa questo mestiere, quindi sta all'interno di questi bordelli per poter dare i soldi a questo ragazzo che altresì fa il gigolò. Quindi sono due personaggi molto ambigui e hanno un amore totalmente malato. Come sempre, le donne di Moyoko Anno sono donne molto particolari, che spesso sono molto criticate dall'autrice stessa, ma sono
sono giudicabili anche da noi lettori, perché molto spesso diciamo: ma perché fa così? Perché si comporta così? Le stesse cose che mi ponevo, le stesse domande che mi ponevo in Epimania, per esempio, che è stata la mia prima opera che ho letto, che lessi, di Moyoko Anno, che mi lasciò di stucco, perché fino a quel momento avevo visto sempre protagoniste molto equilibrate. Moyoko Anno mi ha totalmente spiazzata, e io che venivo da un paesino mi ha stravolta e mi ha fatta capire tante cose riguardo le donne, che sono al centro, al fulcro, come dico sempre, delle sue opere. Graficamente spettacolare, quello che ci tengo a dire è che, non so, vi faccio vedere alcune tavole che sono meravigliose da vedere, grandissime. Quello che ci tengo a dire è la sensualità, la caratteristica principale appunto delle protagoniste o dei protagonisti di Moyoko Anno è assolutamente la sensualità negli occhi, la sensualità nei corpi, che non sono sempre corpi standard, anzi non lo sono quasi mai nelle protagoniste di Moyoko Anno, sono corpi normali, persone normali con difetti molto spesso molto gravi o altre volte lievi, ma al centro ci sono delle donne con dei problemi con se stesse rapportato con gli altri. Colette, per esempio, è una donna molto intelligente che però si fa abbindolare da Leon, però lei stessa all'interno del bordello per sopravvivere scrive, si appunta a qualsiasi cosa, a qualsiasi incontro, e l'incontro che le cambierà un po' la visione sarà proprio con il signore giapponese che frequenta il bordello dove lavora. Altra differenza che c'è con Sakuran e con i bordelli, diciamo, giapponesi, definiamoli così tra molte virgolette, è che all'interno di quello parigino c'è un dress code, cioè i clienti devono avere un certo tipo di vestiario, devono essere eleganti, non devono essere sciatti, perché quello vorrebbe dire comunque non hanno, presumo, denaro per pagare, ed è lì quello è fondamentale. Altra cosa che è una chicca secondo me all'interno di queste opere che riguardano bordelli o comunque la prostituzione è il fatto che Moyoko Anno non le definisce mai come prostitute, le vede sotto forma di persone quali sono e le caratterizza in maniera eccezionale perché i loro pensieri, i loro gesti sono fondamentali per capire il loro essere e quello che provano stando all'interno di questi bordelli. Per esempio, come vi dicevo, Colette è solita a scrivere per sopravvivere, oppure c'è un'altra ragazza che è talmente attaccata alla propria giarrettiera che è l'unica cosa che la rende normale all'interno di un bordello. Che viene rimarcato e viene vissuto in malo modo quando non la trova più. Ma non è un malo modo normale, è una cosa viscerale che la porta a stare male veramente. E noi magari non lo capiamo da esterni, ma chi vive all'interno di questi contesti o chi viveva all'interno di questi contesti sicuramente sarà stato fondamentale attaccarsi a qualsiasi cosa per non pensare. Si giudica nessuno, non si giudicano i clienti, non si giudicano le perversioni, tra virgolette, dei clienti o i giochi che vogliono fare i clienti, è tutto molto naturale e l'apice, secondo me, che ha raggiunto questo volume, è un funerale dove le candele hanno una forma fallica e cioè è una caratteristica, è una chicca che sicuramente non troverete spesso in altri manga. È molto realistico ed è fondamentale capire che lo è. Cioè, se cercate qualcosa di finto o comunque romanzato, Moyoko Anno non lo fa mai. È molto spinto, nel senso spinge sulle perversioni, spinge sugli amori malati, spinge moltissimo, è quello che ho adorato di Memorie di un gentiluomo e soprattutto la scelta di non nascondere mai nulla. Cioè, guardate la bellezza di queste tavole e questa scelta di Moyoko Anno che hanno in tutte le sue opere la caratterizza in modo positivo.
È una delle artiste che secondo me è cresciuta tantissimo nel tempo, ma cresciuta sia artisticamente parlando, quindi riguardo i disegni, ma anche per quanto riguarda la narrazione. Questo la rende unica e speciale dal mio punto di vista, perché io la amo tantissimo, e trovo che avere tra le mani ogni volta un volume nuovo e parlarvi spesso di questo volume che ho messo al contrario e parlarvi spesso di Moyoko Anno per me è una gioia immensa, nonché un onore, nonché non lo avrei mai pensato. Dopo aver letto Buffalo 5 Girls non avrei mai pensato di poter leggere Sakura, che era uno dei miei sogni veramente più segreti, e soprattutto di leggere Memorie di un gentiluomo, che è stato annunciato mi sembra a Lucca Comics dell'anno scorso, se non sbaglio. E quando vidi l'annuncio, cioè non potete capire la gioia, non lo potete veramente immaginare. Trovo che avere tra le mani ogni singola opera di Moyoko Anno per me è un onore, un piacere e una gioia. Non so più come definirlo, perché guardate i disegni, guardate gli occhi. È meraviglioso, ogni dettaglio, ogni capello, ogni personaggio è costruito e narrato in modo eccezionale, e la sua descrizione, la descrizione che fa psicologica di ogni personaggio è unica, è estrema ma è reale. Non si può spiegare quanto lavoro ci sia dietro. E quanto sia brava questa donna, cioè non si può spiegare, io non lo so spiegare, perché veramente, ragazzi, ogni volta che leggo Moyoko Anno per me è come leggere qualcosa di nuovo, qualcosa di stimolante. Soprattutto ogni volta che leggo una storia di Moyoko Anno e leggo le donne di Moyoko Anno, mi fa capire cosa ho perso di me stessa, quanto mi sono nascosta in questi anni pur di apparire normale. Lei mi ha fatto capire che la normalità non esiste, che tutti possono essere se stessi, che le donne possono essere se stesse, che possono amare chi vogliono e quanto vogliono, anche in malo modo, anche nel modo meno convenzionale del mondo, dell'universo. Ed è una cosa che solo Moyoko Anno mi trasmette ogni volta che leggo una sua storia. Quindi, secondo me, Memorie di un gentiluomo vale tutti i 18,90 euro che costa, e soprattutto è una miniserie in due volumi che merita sicuramente l'acquisto e merita di essere apprezzato da tutti, da chi è pronto per leggere una storia che comunque è ambientata dentro un bordello. La stessa cosa succedeva con Sakuran, ma è impostato in modo totalmente differente. Quindi, se vi piace l'ambientazione di Parigi, se vi piace Moyoko Anno, se non vi piace, non avete mai letto nulla di Moyoko Anno, però non volete magari buttarvi su altre opere e volete magari un'opera che si avvicina a voi o comunque alla nostra cultura, diciamo tra virgolette, Memorie di un gentiluomo vi stupirà in tutti i sensi, veramente è bellissimo, ed è le donne di Moyoko Anno sono di una sensualità unica. Acquistatelo perché ve ne vale assolutamente la pena. Dopo aver fatto tutto questo marasma di chiacchiere inutili, vi dico che qui sotto nell'info box troverete tutti i link ai social, i link per acquistare questa meraviglia. Vi lascio alla fine del video, comunque il video, scusate il gioco di parole, per vedere quando vi ho parlato della collana di Dainit. Ve lo lascio sempre, anche se è dei 2 anni fa, perché lì ne parlo un po' più, in modo più approfondito. Mi dispiace di aver fatto delle chiacchiere random, io mi preparo sempre mentalmente i video, poi quando vengo qui mi trasporta proprio l'entusiasmo verso la lettura, soprattutto verso Moyoko Anno. Quando leggo le sue opere volo altissimo e non ragiono più.
quindi mi scuso se non sono preparatissima, non voglio fare divulgazione fumettistica, per carità, io sono una lettrice, rimango tale e quello che vi voglio trasmettere è sempre e solo quello che sento e provo durante la lettura. Quindi mi scuso se non sono sempre precisissima, neanche nella pronuncia dei nomi. Spero che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, dateci un occhio perché è meraviglioso e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!